Mal di testa? Capita. Quando scopri che tuo nipote è un criminale. Io sono costernata, Tancredi. Un uomo del tuo lignaggio, cresciuto in maniera impeccabile. Non penso che l'educazione faccia la differenza, zia. Non esistono libri che ti insegnano a non impazzire quando stai perdendo tua moglie. Ma non la stavi perdendo. Matilde voleva solo inseguire i suoi sogni. Dimentichi che anche il tuo matrimonio è finito quando sei andata a inseguire i tuoi sogni dall'altra parte dell'oceano. Perdonami, ma non puoi paragonare la mia relazione alla tua. Vabbè, certo che no. Vittorio non farebbe mai i miei errori, lui è un uomo di larghe vedute. Per non rovinarti la vita, a volte passerebbe anche un minimo di buon senso. So di essere la causa della mia sofferenza. Ho sbagliato, ne sono consapevole. E intendo prendermi le mie responsabilità. Questo che significa? Matilda ha intenzione di denunciarmi. E io accetterò le mie colpe, come giusto che sia. Oh, io non permetterò che le tue azioni scellerate gettino questa famiglia nel fango. Mi dispiace, zia, ma temo che sia inevitabile. Non mi interessa niente inevitabile. Quindi va da tua moglie e chiedi il suo perdono, fa come ti pare, ma risolvi questa faccenda, è chiaro? Matilda ha le prove di quello che ho fatto. Se vuole, nulla può impedire la sua vendetta. Ora scusate. Ora non ci credo. Quando eravamo piccoli, Tancredi sembrava quello più saggio. Sei preoccupata per lui o per te stessa? Per tutti noi, Marta. Noi siamo una famiglia. Non una famiglia qualsiasi. Ma se noi sbagliamo, dobbiamo pagare come gli altri. Non credi? No. Se io trovo il modo per evitarlo,